Buonasera a tutti cari miei telefono spettatori, siamo alla terza serata del Conca Music Fest. Io sono tornata molto più impimpante di ieri sera perché fortunatamente la temperatura stasera è sopportabile. Come ieri sera non partiamo dai membri del terzo millennio, ma partiamo da quelli che sono gli artisti che questa sera apriranno la serata al Conca Music Fest. E io sono qui con il Jung & Ryu The Bastard All Star. Salutate ragazzi! Sono una marea, quindi ora piano piano partiamo. Allora, loro sono un collettivo, giusto? Un collettivo fondato dal Jung. E quindi la prima domanda che sorge spontanea è: come è avvenuta la creazione del collettivo? E soprattutto qual è la storia del vostro gruppo? Quali sono state le difficoltà? E insomma, raccontateci un po' di voi, un po' di cose. Io perché appunto magari sono io il fondatore insieme a Kendan. E Kendan è un artista di Taranto che sta a Perugia da un sacco di tempo, mi ha coinvolto su un suo progetto personale e poi insieme abbiamo conosciuto vari elementi e abbiamo detto insieme di creare appunto un collettivo hip hop dove ognuno sfogava bene o male i propri frustrazioni, i propri rapporti con la musica, un po' tutto. Solo che poi ci è sfuggita di mano la situazione e siamo arrivati ad essere 12. Quanti siete? 12? Come io posso. Sì. Ogni sera è l'ultima cena. E dopo quanto è diventato un lavoro serio? Beh, lo è perché... Non lo è ancora. Con queste persone come... No, è una passione. È una passione, è una passione. Abbiamo tutti un lavoro, questo è il nostro... È la nostra passione, il nostro hobby, nella speranza prossima che diventa il lavoro che tutti vogliamo qua sostanzialmente. Però stiamo ancora cavalcando i palchi. Siamo stati sabato passato ad Assisi, al River Fest, dove abbiamo aperto al Rancore, River Rock Fest, dove mi correggono, dove abbiamo aperto al Rancore, un artista che ho conosciuto un po' in tutta Italia, ecco. E questa settimana siamo qua ad Abbadia di Montepulciano, tra l'altro il mio paese di origini, sono nato qua e abbiamo a Quentin 40 e a settembre siamo in produzione, in uscita con una traccia nostra, una traccia posse dove siamo tutti insieme. Io nel collettivo faccio anche il produttore, le basi sono mie e su live faccio il DJ, vabbè. E però ecco, noi siamo Root Bastard. Una cosa importante, visto che tu sei della nostra zona, quindi del nostro territorio, e la maggior parte delle persone che ci seguono comunque hanno magari delle aspirazioni come la vostra, sono dei ragazzi giovani, quanto è difficile riuscire a portare avanti un progetto artistico in un territorio come il nostro, secondo te? Sì, sicuramente ci vuole passione. Io ho iniziato con una crew qui quando avevo 14 anni, pop. C'è le Z Oversize che me la porta ancora nel cuore, e ai giardini c'è ancora le nostre tag e mi ritrovo con anni di parchi che mi sono cavalcato, mi sono fatto un po' le ossa e adesso... Tra l'altro nel frattempo lui è anche il DJ di Noki, quindi... Mi sto facendo anche un po' di tournée, però se uno ci crede fino in fondo nelle passioni e trova lo stimolo giusto, la musica poi a me mi ha sempre salvato, quindi come salva me ha salvato tutti e loro fanno parte del collettivo anche per questo, penso. Allora, dove vi possono... Allora, infatti, in che senso la musica vi ha salvato? Beh, la musica è uno sfogo, no? Inizialmente. E quando c'hai la passione, quando trovi gente che condividono con te la stessa passione, che condividono la stessa tipologia di musica e la stessa passione per quella tipologia di musica, allora passi da essere un amante a crearla. Una volta che inizi a crearla, il tempo ti vola e ne hai bisogno sempre di più. Questa cosa fa sì che ti tiene aggrappato comunque a qualcosa, a una speranza, a qualcosa di più grosso di te che deve ancora arrivare, quindi ti salva da qualsiasi altra strada che potresti prendere se avessi più tempo da dedicarci. E questo è un consiglio importante anche per la domanda di prima, che si riallaccia appunto alle aspettative dei giovani che a volte, anziché avere coraggio di buttarsi, rinunciano e magari fanno una vita che non vorrebbero. Dunque, quali sono i prossimi appuntamenti in cui vi possiamo seguire, le pagine di riferimento? Allora, i prossimi appuntamenti sicuramente durante un Jazz faremo una serata al Caffè Forte Braccio, che è il locale a Perugia che ci ha ospitato. Il batterifugio. Sì, il nostro rifugio
durante tutto l'inverno, e quindi sicuramente prenderemo una data all'interno del periodo di Umbria Jazz, che è quello clou perugino. La nostra pagina è Root Bastard, e sia su Facebook, su Instagram siamo riusciti a riprendere l'account che ce l'avevano clonato, quindi potete seguirci anche su Instagram, su Root Bastard. Ok, aspettatevi per stasera, visto che avrete l'ardo compito di aprire la serata. Guarda, io sono emozionato perché appunto nel mio paese di origine c'è anche mio padre e mia madre a vedermi, quindi nonostante faccio live in giro, sono sempre in giro, ma sul paese un po' di emozione ce l'hai. Ok, allora noi vi aspettiamo questa sera, noi salutiamo i ragazzi, come si dice in teatro, lo dico a tutti tutte le sere, merda. Ok, ci spostiamo invece verso l'elemento portante, uno degli elementi portanti del Conca Music Fest, Francesca, la direzione artistica, perché stasera Francesca da dirci delle cose interessanti. Allora, molto interessanti, ripassiamo, così ripassate anche voi. Allora Franci, che ci aspetta stasera al Conca? Allora, stasera è una serata di quelle che spaccano veramente, quindi vi vogliamo tutti qua al Conca, perché stasera è la serata dove si balla, cioè stasera partono subito i DJ, ci sono 4 DJ, li avete conosciuti prima, il Gianga, loro, poi dopo ci saranno i Fuera, che sono un gruppo campano, però sono sempre in giro tra Milano, Torino, fanno la loro musica, hip hop, rap, un mix insomma che spacca veramente. Poi dopo ci sarà l'attesissimo Quentin 40, infatti ecco, lui è l'artista di punta di questa sera, tantissimi sono già venuti anche prima nel soundcheck a fare le foto con lui, quindi ecco, ci aspettiamo veramente una serata dove vogliamo belli carichi. Quentin 40, vabbè, io lo presento, ma insomma tanti lo conoscono già. Lui è un artista che ha già scalato le classifiche di Spotify, ha già fatto un sacco di numeri, ha fatto featuring importanti come Achille Lauro, che ha remixato la sua canzone appunto Tuari, e poi featuring con Fabri Fibra, quindi che vi devo dire? Stasera voliamo altissimi, ragazzi. Voliamo altissimi. Dopodiché chiuderà la serata DJ Gab Gale di Radio Cult di Perugia, e quindi noi si va avanti fino a domattina. No, sì, ora domattina no, perché poi dopo qui della CIA e sai un pochino arrivano. Però comunque dai. Però a una certa, fino a una certa. Vi aspettiamo. Grazie Franci, noi ti lasciamo al lavoro e ci vediamo dopo, perché la vedete sul palco a presentare. Allora, noi invece continuiamo il nostro tour, perché durante tutte queste sere vi abbiamo fatto vedere i vari lati del Conca Music Fest, quindi siamo passati dagli addetti al ristorante, alla birreria, al bar, alla cassa, vi abbiamo presentato tutti gli artisti e siamo sempre stati nel nostro campo di battaglia, ora attraversiamo anche la fila. Siamo sempre e casualmente appare sempre il presidente, cosa strana. Siamo sempre stati nel nostro campo di battaglia, nel senso che siamo sempre rimasti all'interno dell'area dove si svolge il post serata del Conca Music Fest. Ma stasera, signori, vi porto in una zona che anche ora non abbiamo mai calcato, che sono i giardini, la zona dei giardini di Abbadia di Montepulciano, dove il Conca Music Fest ha allestito le bancarelle, dove c'è di tutto, cioè ci sono i vinili, i gioielli, di tutto e di più. E qui abbiamo un altro elemento del Terzo Millennio Associazione che si occupa appunto dell'organizzazione. Lui è? Giacomo. Allora Giacomo, tu ti sei occupato dell'organizzazione delle bancarelle. Nello specifico cosa hai dovuto fare? Praticamente abbiamo dovuto cercare un po' tra i vecchi contatti e poi anche tramite questi abbiamo cercato nelle varie fiere, nei vari eventi, altre bancarelle come, cioè, variegate insomma. Dall'oggettistica alla bigiotteria ai vinili, musica e anche artigianato, come possiamo vedere anche laggiù, i vimini oppure cose, oggetti intarsiati. Tu hai un compito importante perché tu sei giovane, quanti anni hai? 17 e ti hanno dato il compito di organizzare le bancarelle del Conca Music Fest. Come sei arrivata ad ottenere questo incarico? Perché c'è Giulia che ancora serve da 11 anni e non capisco perché te che ne hai 17 ti hanno dato questi compiti così importanti. Scusa. Diciamo grazie un po' agli accosti, del presidente. Sei parente col presidente? No, però. Non ci va bene questa cosa. Qui si scavalcano l'uno sull'altro. E hai... Di che ti occupavi prima? Servivi come Giulia? Servivo, in principio diciamo. Praticamente il servizio è un po', si fanno i muscoli e poi diventano anche presidenti. Funziona così. Aspettative per stasera? Sei contento di come sono andate le prime due serate? Sì, molto.
cioè nel senso c'è stata molta gente, i gruppi sono garbati, anche qui alle bancarelle ho visto che si vendeva parecchia roba. Fanno i soldi questi dalle bancarelle. Ascolta, sei contento delle band che ci saranno stasera? Che poi band, insomma, tanto band. Sì, soprattutto mi garbano i Fuera e Quentin 40. Quentin 40, ragazzi, Quentin 40 stasera spacca e cosiddetti lì. Allora, noi quindi vi lasciamo e io faccio un giro su me stessa, mi dicono. Facciamo un giro alle bancarelle, però insomma ancora non c'è tantissimo da vedere. Se vorrete vedere tutto dal vivo potrete venire stasera per la... Ah, scusate, io faccio una cosa un po' personale adesso che ne approfitto. Questa è la mia bancarella preferita, guardate quanti vinili. Cioè raga, io fossi in voi verrei assolutamente al Conca Music Fest, senza se e senza ma. Vi aspettiamo per la terza serata del Conca Music Fest e a me, come un incubo, mi rivedrete domani alla stessa ora per un'altra anticipazione della serata. Baci baci e ciao!